prossimo ancora. Allora, per Didier, per dire che mi ha lasciato prima, molto bene. Abbiamo visto lo sviluppo un po' sul saldo, ma potete fare anche dei groove, no? Sempre con la sostituzione della cassa. Per esempio, invece di fare il 2-2 del primo paradiddetto, io questi due colpi sostituisco, no? Frase. Oppure... Visto che ho parlato anche con i ragazzi qua che sono fantastici, abbiamo parlato dei paradiddle. Io inserisco i paradiddle anche in situazioni strane, no? Per esempio, chi si ricorda di Frank Zappa, che ha avuto dei grandi batteristi, e uno soprattutto che viene con l'aiuta, che è stato anche uno di quelli che sinceramente mi ha influenzato molto, no? Allora, di solito quando si parla di displacement, cioè spostamento del beat, voi li avete sempre studiati con un classico portamento di un beat, e che ne so, con un portamento classico della cassa. Backbeat 2, 4. E i primi studi che si facevano erano tipo, no, spostare di un sedicesimo lo stesso pattern. Qui ma in realtà, già le cozze scendevano dal cielo quando si facevano le prime cose con gli altri, il bassista che diceva, oh, ma dove cacchio sei? Non sono le cose qua. Ma non capisco, no, ma io all'inizio non capisco neanche io, poi invece dopo. No. Beh, comunque, se io prendo anche il paradiddle, alla differenza di qua che comunque hai un beat continuo, no? Per cui puoi spostare, ma qui hai un appoggio. Tu sposti la parte inferiore nel caso. Io qua invece posso utilizzare, che ne so, l'ultima diteggiatura del paradiddle. Sai che il paradiddle è un'unificazione del rullo 1, 2, 2. Il paradiddle si può usare anche in terza. Ma che stranissimo. Ecco, se io penso di fare questo paradiddle, ma parto con la sinistra, io posso spostare l'intenzione del beat sul secondo sedicesimo. Perché? Io suono così. Per capirlo meglio, se vado qua su ride. La quarta diteggiatura del paradiddle. Poi c'è questo effetto. Se io per esempio lo sposto di un ottavo, 1 and 2 and 3 and 4, userò la terza diteggiatura del paradiddle, che sarebbe. Però parto sempre di sinistra, così faccio. Se io
invece voglio spostare sull'ultimo sedicesimo il beat, uso la seconda diteggiatura del paradiddle. In questo caso uso proprio così com'è, però l'accento sull'ultimo. Quando suoni nell'improvvisazione, vogliamo. Questa è, come dire, un po' una chicca, no? Da dare, da mettersi insomma lì e provare cosa può succedere con dei semplici paradiddle, che pur semplici che siano, bisogna cercare di dare appunto uno spirito musicale che può essere questo. L'abbiamo visto in 3-4 sfaccettature, no? Unisoni, frasi, groove, spostamento del beat, ma sono sempre paradiddle. A capo di tutto sta che, ragazzi, il consiglio è quello di avere nelle mani e nella testa a memoria i rudimenti. Non si può, come dire, cercare di fare alcune cose belle da vedere se non hai i rudimenti nelle mani. I rudimenti nelle mani sono fondamentali, perché tutto quello che si fa nel tamburo poi viene trasportato qua. Ti piace fare il flam, Ti piace, no? Flamettare, guarda, non mi voglio lanciare. È questa cosa che è carina, che molte volte si sente nei dischi, no? E molti musicisti adottano. Per esempio, ho visto sentire molto, a parte che diciamo che Tony Williams ha insegnato molto su quanto, per quanto riguarda il flam, ha costruito molte cose, no? Vini con l'aiuta, Gary Novak, ho sentito molte cose lavorate proprio sullo stile flam, no? Allora, inverted flam Swiss triplet. Allora, la tripletta svizzera, no? La diteggiatura è flam davanti, sinistra. Questa è la classica che tutti conoscono, no? A me piace fare un'altra cosa, cioè cambiare diteggiatura. Però prima di fare due colpi di sinistra sulla terzina, in cui c'è questo flam sempre sulla stessa mano. Se io faccio questo tipo di frase, l'accento sarà anche qui spostato sul secondo ottavo. Ci metto la casa. Ok, se io questa la sposto qua, voi sentirete una frase che sui dischi di Tony Williams, di Vinny, di gli altri batteristi, Steve Smith, lo usano. Cioè, il flam viene da questa parte, sul tono. Paplata, paplata.
3-2-2-2-2. Una domanda che mi interessava farti ed è... Il discorso, io credo che non ci sia un segreto, no? Allora, ognuno di noi...